C'è un sistema nervoso enterico che è molto più, contiene più neuroni di tutta la nostra colonna vertebrale, quelli che sono intorno alla colonna vertebrale. Per cui è un sistema nervoso enterico e somatizza le emozioni, si dire sentire di pancia, tutti questi detti qua ci fanno capire quanto sia importante, ma soprattutto l'intestino seleziona il cibo che deve essere idoneo, quello self, da quello non self. Quello che non è idoneo viene smaltito e viene eliminato. Quello utile all'organismo viene assimilato. Per far questo ci sono delle barriere molto altamente selettive che devono essere però efficienti. Quando adottiamo uno stile di vita scorretto, sostanze irritanti, fumo, eccetera, eccetera, questa barriera diventa labile, si apre, lascia passare sostanze che non sono idonee e lì subentrano poi delle complicazioni che può essere allergie, intolleranze, forme di infiammazioni, eccetera, eccetera. L'intestino diventa poroso, lascia passare di tutto. Poi vedremo, spiegheremo un po' meglio. Adesso vediamo se troviamo qualche erba. Per esempio, ogni stagione naturalmente offre i suoi frutti. La primavera è la stagione più prodiga per le piante spontanee, soprattutto quelle commestibili, ma comunque dobbiamo tener conto di un fattore che si chiama tempo balsamico, quindi è il periodo in cui le erbe contengono la maggior concentrazione di principi attivi. L'inverno è il tempo balsamico, riguarda soprattutto le radici, ma anche piante ben sviluppate come la malva, che qui sto vedendo che c'è anche qua. Queste foglie della malva contengono mucillagine e la mucillagine ha un effetto antinfiammatorio notevole. Utilizzando semplicemente le foglie che vanno bollite, mi raccomando, non fate semplicemente un infuso perché non si ricava niente. La mucillagine va estratta con un decotto, viene fatta bollire. Facendo quindi un decotto, otteniamo questa mucillagine che ha un'azione antinfiammatoria notevole. L'etimologia del nome malva vuol dire male che se ne va. Questo, quindi le nonne di un tempo lo utilizzavano un po' per tutto, mal di pancia, mal di gola, ma effettivamente ha questa funzione.